In realtà manca tanto perché sono finiti i soldi. Io la mattina quando mi sveglio vedo Giulia. Diciamo che è un luogo che uso soltanto per dormire. Ma scusami, ma puoi avvisare che arrivi? Scusate, stavo già curiosando per casa. Allora, MTV, io sono in casa nuova e l'ho già riempita di portafortuna. Perché me ne sta succedendo una più del diavolo. E quindi ho riempito la casa di peperoncini che ti questo devono essere... Questo viene direttamente dalla Calabria. Donati. Poi ho l'occhio del malocchio. Che è malato la mamma. Allora MTV, la casa è in fase di definizione, come vedi mancano ancora due sedie, il tappeto. In realtà manca tanto perché sono finiti i soldi. Quindi MTV poi ti mando gli aggiornamenti, però insomma questa è la base, sono contenta di avere finalmente un nostro nido d'amore. La cosa positiva nel innamorarsi in un reality è avere i fotografi. I sguardi, i primi abbracci. Le prime risate, i primi balli. Ecco qua, questo è il primo bacio. Ti ricordi, amore? È come dimenticarselo. Mamma, quella sera, ragazzi. I bollori, se questa piscina potesse misurare la temperatura. No, ecco, quella piscina lì, quella notte è stata pazzesca. Lì abbiamo coronato il nostro amore, veramente. Ragazzi, forse è meglio continuare il giro. MTV, questo è l'angolo cultura, come vedete, una libreria folta. E ovviamente quello meno frequentato dalla casa. Come vedete, metto anche l'occhialino mentre leggo. Begli occhiali, molto camp. Libri di spessore, insomma, qua abbiamo Simona Ventura, Codice Ventura, Diletta Leotta, Scegli di sorridere. Abbiamo Veronica Pivetti per Sole Donne. Sono tutti libri fantastici che non manca a letto. Dovevamo riempire in qualche modo la libreria e abbiamo riempito così. Questo è il libro ufficiale di Vabbè. Questo mi è appena arrivato e voglio leggerlo perché è quello dei segni zodiacali. Vuoi dirti qualcosa del tuo segno? Leone, parole chiave, sentimenti. Benché mostrarli al monto ti mette al monto? Chi è Cristiano Malcioglio? Perché mi dà... Dov'è? Neanche tu, ovviamente, benché mostrarli al monto, ti mette a disagio, no? Continua, sono curioso. Di solito leggo meglio, ve lo giuro. Sono Benedetta Parodi, benvenuti nella mia cucina. Casa Prelevi. Allora, dovete sapere che Pierpaolo i piatti gourmet è una frase che ha detto nella casa del chef: quando uscirà ti farò i piatti gourmet. È passato un anno e non mi ha fatto mezzo piatto gourmet. E invece abbiamo fatto solo food porn. Food porn perché appena ci siamo conosciuti con Pierre, io ho messo una foto, una storia di un piatto fatto di un hamburger di salmone e delle zucchine scrivendo food porn. In massa mi hanno scritto: zia, questo non è food porn. Dopo, stando con Pierpaolo, ho capito che cos'era il food e il porn. Ora è arrivato il momento cruciale. Vado? Zucchine, le usa solo lei, io no. No. Amore, io non la gradisco. Patate, zucchine, questo è food porn. Verdurine varie, la verza e l'insalata rossa. Si chiama così insalata? Si chiama radicchio, amore. Radicchio, certo. Bresaola. Ah, buona la bresaola. C'ho fame, amore. Ah, poi c'è questo. Queste sono le cose che mi piacciono. Quando gli occhi gonfi, si mettono così, ti sdrai. Io la mattina quando mi sveglio vedo Giulia. Gli occhi a cuoricino. Gli occhi a cuoricino. Mamma mia, ragazzi, veramente sono smilato. Emoti con Pierpaolo approvata. E voilà! Je suis fair. La mia stanza preferita, la stanza del peccato. No, ma più che peccato si dorme.
Questa è la mia stanzetta. Praticamente abbiamo deciso io insieme all'architetto di rimpicciolire questa camera, che era molto più grande, per realizzare e coronare un mio sogno, ovvero avere la cabina armadio. Ma sono molto contenta di questo angolino d'amore, perché amo questa carta da parati, amo questo letto un po' barocco con i miei lampadari di design, i miei puffettini, le conchigliette. Come vedete non ho ancora il comodino, devono ancora arrivare. Televisore l'abbiamo, però non l'abbiamo ancora montato. Amore, potevi attaccarlo? Amore, al massimo attaccate al muro. No, scherzo, stavo a giocare, era una busta. Ciao, eccomi qui. MTV, benvenuta nella mia cabina armadio, la mia zona preferita. Amore, vieni! No, l'ho detto bene, tua cabina armadio. Eccoci. Andiamo insieme a scoprire che cosa c'è di interessante. Alcune cose non le ho neanche mai messe, ragazzi. Questo c'è voi nella casa, amore, ti ricordi? Sì, sì, quel falso giallo che si scorda. Falsissimo. Avevo questa gonna gialla, la t-shirt bianca e questa giacca appoggiata sopra, solo che stavo schiumando, allora l'ho tolta. No, vabbè, adoro. Era la stessa serata della piscina. Ah, amore, ti ricordi? Qui quando siamo andati in Scozia. No. Siamo andati così, lei ha messo questo e io questo qua, stavo così. Amore, i miei giacconi. Allora, ragazzi. No, vabbè. No, amore. No, adoro la neve. Perché questo era il mio marchio distintivo. MTV è il grande fratello. E Pierpaolo è nato un po' l'amore, perché un gioco era bisogna invertirsi le parti. Quindi chi imita chi? E Pierpaolo ha imitato me. E come? Con il suo pezzo più iconico. La pancia di fuori, la pancia di fuori avevo io. Amore, non mi sono depilato. Vai, Giulia Salemi. Ciao, sono Giulia Salemi, super pop, super top. Vieni, MTV. Allora, qua c'è un po' di casino ancora. Qui abbiamo un reparto sneakers, perché ragazzi, io sono addicted delle sneakers. Ma pure delle borse, però. Riesci a non far cadere qualcosa? Borse, sneakers. Cioè, praticamente, ragazzi, questo è un Tetris. Se togli un pezzo, crolla tutto. Ancora qui stai, MTV. Ma guarda che proprio. Guarda che sei veramente un impicciola pettegole, Mamma mia. Che comara. Che dire, amore? Abbiamo visto casa mia. Le tue scarpiere, guarderò. Vestiti, libri, però noi viviamo tra Roma e Milano, quindi è giusto vedere Milano, ma è giusto anche vedere Roma. Quindi? Che dici, andiamo? MTV, sei pronta? Dai, vieni con noi. Milano-Roma Express. Guido io. Dai, andiamo. Evviva! Due crips al prezzo di una! E chi se la fa scappare? Andiamo a Roma! Ciao MTV, anche tu, ecco, qui? Alla buon'ora, che hai preso l'interregionale per venire. Ci aspettavamo. Da MTV, visto che ci hai messo una vita ad arrivare, ci sembrava anche giusto cambiarci e prepararci. Pierpaolo, mi piace questo stile alla Diabolik. Ci siamo spostati da Milano a Roma, questa è casa di Pierpaolo, ma come vedete io sono ovunque. Eh sì. Qua è un momento a Ibiza. Questo è il mio compleanno. Abbiamo coronato il suo compleanno. Questa è la sua libreria, che è un po' più di spessore rispetto alla mia. Sì, diciamo che a casa di Giulia ci sono influencer, qua magari c'è diritto privato. Ho preso 27, tra l'altro, MTV. Anch'io l'avevo fatto, ho preso 27. Sì, diritto privato. Amore, ti giuro, io ho fatto un anno di uni. Libri di spessore, insomma, qua abbiamo Simona Ventura, Codice Ventura. MTV, Delfina Curiosa, ti faccio vedere. Come puoi vedere c'è un po' di tutto. Latte di mandorla. Per festeggiare qualche occasione. Questo champagne l'abbiamo messo in frigo per Capodanno, ma non l'abbiamo sgocciato. Come mai a letto prima di mezzanotte? Amore, il tonno non va in frigo, che l'olio si sente. Era per riempire il frigo, amore, se no era vuoto. Carotine, insalatina, 3 zucchine, 2 cipolle. Signora, i limoni. MTV, si vede che questo è l'orario in cui Giulia non ingerisce da un'oretta, quindi come... Don't try this at home. Venga, MTV. Posso darti del tuo? Sì, vieni.
Ecco, questa è la mia camera da letto. Insomma, è molto diversa dalla camera di Giulia. Giulia, diciamo, ha studiato più nei dettagli. Io, insomma, diciamo che è un luogo che uso soltanto per dormire. C'è l'indispensabile. Ma sono molto contenta di questo angolino d'amore perché amo questa carta da parati. Amo questo letto un po' barocco con i miei lampadari di design, i miei puffettini, le conchigliette. Qui l'arte moderna, sono dei quadri che ci hanno regalato, piacciono stranamente anche a Giulia. Beh, questa è un po' la mia rivalsa, perché se io a Milano ho uno spazietto di 20 centimetri, questo è il mio spazio nella cabina del mare di Giulia. Sono tristi a vederli così. Giulia qui ne ha di 10 centimetri. Perché, vabbè, questo è tuo amore, io non penso di uscire con questa roba. Però ti per starebbe Roma. Bene. E basta, non c'è nient'altro. C'è anche questo. Ah, è qua, adoro. Di che squadra sarò? Allora, ragazzi, questo ci tengo particolarmente perché io, il mio idolo è Buffon e qui c'è tanto di dedica a Pierpaolo. Amore, fagli vedere la scarpiera. Vi ricordate la mia scarpiera MTV a Milano? Scarpe vecchie, scarpe nuove, faccio sempre un po' fatica a liberarmi delle scarpe. E conoscendo Giulia è diventata la mia passione la scarpa. Quindi vi faccio vedere le mie scarpine. Anche se non ho acquisito proprio niente nell'armadio e nella scarpiera, sono riuscita invece a conquistare lo spazio per me importante, forse quasi più importante a Roma, che è la zona beauty. Diciamo che di mio c'è rimasto ben poco in bagno. Un lavandino, perché so due, e uno spazzolino. È quello lì, cesso, basta. Vi spiego, il troll è piccolo, il beauty occupa tanto spazio, almeno ottimizzo, quindi mi sono già creata la base, quindi trucco, base, make-up, occhi, labbra, fondo, creme, cremine, contorno occhi, struccante, tonico. Sembra di stata Sephora. Anche dico. Il nostro viaggio tra Milano e Roma ci ha portato nei due appartamenti in cui si dividono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ci hanno mostrato la loro complicità di coppia, ma anche le differenze tra le librerie, le cabine armadio e le camere da letto delle due crips. Una coppia complementare che sta modulando i propri spazi, non senza qualche bisticcio, a seconda delle esigenze dell'uno e dell'altra, per vivere, lavorare e crescere insieme. Bene MTV, allora Milano l'abbiamo fatta. Sei fatta una certa innanzitutto. Roma l'abbiamo fatta, manca Napoli. No, Maratea, no. Maratea, Piacenza. Però per ora ti salutiamo MTV. Anche basta. Ciao. Abbiamo cosine da fare, cosine con Luce. Ciao. Ancora qua sta. Ancora qua sta. E dai. Funziona, eh.